Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siderurgico dell'Azovstal è ormai da settimane sotto il controllo delle forze di Donetsk e delle forze armate russe. È stata in gran parte minata dalle forze ucraine prima della loro resa. Gli abitanti della città stanno lentamente recuperando una propria dimensione di vita quotidiana. Si puliscono le strade, si riparano, seppur lentamente, acquedotti, fognature, reti elettriche. А как это было последние 8 лет? Печально это было. Заставляли разговаривать на иностранном языке. Мы русскоязычное население, русскоязычный край. И школа, и садик, и все заканчивали на русском. Le forze russe proseguono l'offensiva nella regione di Lugansk, mentre l'artiglieria ucraina colpisce quotidianamente Donetsk. Lunedì 30 maggio l'artiglieria ucraina ha centrato la scuola 22 di Donetsk. L'orizzonte non fa scorgere alcuna tregua, mentre la guerra prosegue inesorabile, a Donetsk e negli dintorni, ormai da 8 anni. Allora, questo...